Grazie, ancora buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Auguro questo buon principio perché con me è oggi che apriamo questa nuova settimana formativa di Ascheri Academy, la formazione professionale di qualità, e ringrazio anche l'ente organizzatore per aver condiviso questa proposta tematica avente ad oggetto il contenzioso prefettizio e giurisdizionale da illecito stradale. Oggi va in onda la seconda parte, la seconda puntata, se volessimo utilizzare una metafora di tipo televisivo. E inauguriamo in particolar modo, dopo aver visto le dinamiche del contenzioso davanti all'autorità prefettizia, la sessione sul contenzioso giurisdizionale, che è una sessione certamente un po' più composita, perché parliamo di una procedura davanti ad un'autorità giudiziaria, perché quindi dobbiamo fare riferimento anche a delle fonti del diritto processuale. Vedremo come ci collochiamo a metà strada tra il diritto processuale civile e il diritto processuale amministrativo. Vedete già nella slide in proiezione qual è il programma di questa prima sessione del contenzioso giurisdizionale. In particolar modo parleremo della tipologia del giudizio, parleremo della legittimazione attiva e passiva, della competenza territoriale e della fase introduttiva, per poi andare a chiudere nella terza e ultima nostra puntata, continuo ad utilizzare questa metafora di tipo televisivo, con le altre fasi del contenzioso prefettizio e l'impugnativa dell'ordinanza ingiunzione ex articolo 205 del codice della strada, alla quale già avevamo dedicato alcuni cenni nel corso della settimana passata. E allora apriamo subito, entriamo in medias res, scendiamo nei dettagli della nostra sessione, per fare il punto sulla tipologia del giudizio. Questo è un argomento introduttivo, preliminare, che però ci occorre per fugare il tappeto di discussione, il campo di interazione da eventuali equivoci che poi potrebbero darci fastidio o comunque potrebbero dare vita a delle incomprensioni tematiche nel corso del prosieguo. Ed orbene, il ricorso giurisdizionale oppositivo alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada introduce a tutti gli effetti un giudizio di tipo amministrativo. Avevamo già avuto modo di pervenire a una conclusione del genere. Avevamo già detto che tutti gli atti di contestazione degli illeciti al codice della strada, degli illeciti corrispondenti alle violazioni, quantomeno presunte, delle disposizioni del codice della strada, fossero dei provvedimenti amministrativi e come tali fossero regolati, venissero disciplinati a livello sostanziale da tutte le disposizioni della legge 241 del 1990, per intenderci, quella che tradizionalmente conosciamo come lo statuto del provvedimento amministrativo. In primis l'obbligo di motivazione, per passare poi agli elementi formali che il provvedimento debba avere, pur in relazione alle disposizioni specifiche del codice della strada. Il contenuto dei verbali poi viene anche integrato dalle disposizioni dell'articolo 200 del decreto legislativo 285 del 1992 e 383 del regolamento di esecuzione, che è il decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992, e poi anche con riferimento ai vizi tipici dell'atto amministrativo. Quindi anche il verbale, così come lo si definisce solitamente, di contestazione di una violazione del codice della strada può soffrire
può essere, può formare oggetto di sindacato rispetto ai vizi di cui agli articoli 21-septies e 21-octies della legge 241 del 1990, quindi vizi di annullabilità che sono l'eccesso di potere, la violazione di legge e la carenza di motivazione, vizi invece di nullità vera e propria che sono l'incompetenza assoluta, elusione a precedente giudicato e la contrarietà specifica esplicita a disposizioni di legge. Quindi siamo al cospetto di un atto, siamo al cospetto di una serie di atti, parlo sempre dei verbali di contestazione di presunti illeciti per condotte contrarie al codice della strada di tipo amministrativo. E da questo deriva il concetto secondo cui il relativo ricorso giurisdizionale oppositivo è introduttivo di un giudizio di tipo amministrativo. Però, per ragioni di giustizia di prossimità, quindi esattamente in attuazione dell'articolo 24 della Costituzione, oggi che lo scenario normativo è completato anche dalle fonti del diritto dell'Unione Europea, potremmo dire per effetto del disposto dell'articolo 41 della Carta di Nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, esso viene funzionalmente devoluto all'autorità giudiziaria ordinaria. Ed allora si svolge secondo le regole del processo civile. Perché? Parliamo di una devoluzione per ragioni di giustizia di prossimità e non a caso io ho citato l'articolo 24 della Costituzione, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, perché si consente attraverso questa devoluzione al soggetto attinto da una sanzione di guisa di quelle di cui stiamo discettando, di poter esplicare il proprio diritto difensivo, di potersi tutelare rispetto a questa sanzione, di poter contestare questa sanzione senza dover sobbarcarsi oneri di particolare rilevanza economica che deriverebbero dall'adozione di un giudice comunque lontano, comunque pressoché regionale, quale è il Tribunale Amministrativo Regionale. Io porto sempre un esempio, la fortuna e il piacere di vivere, di operare in Sardegna, tra i vari luoghi in cui opero professionalmente, e pensate a che cosa succederebbe se un cittadino residente nell'isola della Maddalena o ancora peggio, insomma, nell'isola di Sant'Antioco, per dire, insomma, nell'isola di Caprera, che è una frazione ulteriore dell'isola della Maddalena, dovesse essere costretto ad impugnare una sanzione amministrativa davanti al giudice amministrativo competente per la regione Sardegna. Beh, questo soggetto dovrebbe andare a Cagliari, quindi a fronte degli oneri economici che dovrebbe spendere soltanto per difendersi, probabilmente rinuncerebbe ad esplicare la difesa e pagherebbe una sanzione magari ingiusta, magari suscettibile di essere annullata dal giudice. E allora ecco che il legislatore interviene e dà al giudice ordinario la potestà di delibare, la potestas iudicandi, quindi la giurisdizione, in ordine a questi provvedimenti. E naturalmente, poi entrando in casa del giudice ordinario, le regole saranno quelle del nostro anfitrione, del nostro ospite introducente, quindi saranno le regole proprie del processo civile. Questo è un importantissimo concetto che ci aiuta a capire perché e in che misura ci troviamo a cavallo tra il diritto amministrativo e il diritto civile, il diritto processuale amministrativo e il diritto processuale civile. Andiamo subito a fare un'incursione nella giurisprudenza. Ecco, come abbiamo visto nel corso della settimana passata, anche oggi avremo modo di assaggiare, di gustare, della giurisprudenza
pressoché aggiornata, ma anche della giurisprudenza che magari è rimasta un po' indietro nel tempo perché ha sancito dei concetti e dei principi poi non più messi in discussione. Consiglio di Stato, seconda sezione, 9 gennaio 2020, decisione numero 176. I giudici di Palazzo Spada dicono che le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per infrazioni delle norme del codice della strada debbono ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario per via di una competenza funzionale, quindi di una competenza che non è propriamente quella originaria, ma è quella che viene attribuita per ragioni di funzionamento, quindi per ragioni di dinamica processuale, a un'altra giurisdizione, che è quella poi nello specifico del giudice di pace, le cui decisioni sappiamo con la riforma del 2009 del processo civile possono essere impugnate in tribunale. Un tempo non c'era questa possibilità e quindi le decisioni del giudice di pace venivano ricondotte direttamente all'impugnativa per motivi di legittimità al cospetto della Corte Suprema di Cassazione. E ancora giurisprudenza stavolta della Corte Suprema di Cassazione, questa è un'ordinanza che la seconda sezione civile ha pronunciato in data 21 maggio del 2018 con il numero 12.517. Orbene, in materia di infrazioni al codice della strada nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il cumulo della sanzione pecuniaria di valore determinato e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida. Sapete che infatti esiste il sistema per effetto del quale, oltre alla punizione, per così dire, economica, c'è una riduzione del monte punti che ognuno di noi ha sulla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione del giudice competente. Quindi la sanzione accessoria non rileva ai fini della eventuale modifica del valore del giudizio di opposizione e quindi non rileva di conseguenza nemmeno ai fini della liquidazione delle spese processuali che restano parametrate sull'importo della sola sanzione pecuniaria. Ora, questa è una sentenza che fondamentalmente focalizza la propria attenzione sulla quantificazione delle spese processuali. Sappiamo bene che le spese processuali di soccombenza, salva motivata e giustificata compensazione, devono essere quantificate sul parametro del valore della lite, del valore della controversia. In questo caso, siccome parliamo di una controversia, di una questione di tipo amministrativo, più che di lite, io parlerei di controversia. E in ogni caso, comunque, la sanzione accessoria della decurtazione dei punti non è una sanzione economicamente rilevante, non è una sanzione, per così dire, incidente, non è una sanzione che va ad intervenire sull'aumento del parametro di base per la quantificazione delle spese processuali. Ma vi è più, è a monte, se non c'è questa incidenza sul parametro di quantificazione delle spese processuali non c'è, evidentemente, per la Corte di Cassazione lo dice, incidenza sul valore. Il valore resta esclusivamente quello della sanzione pecuniaria, ma anche il valore in sé per sé della sanzione pecuniaria non è dirimente ai fini di un eventuale spostamento della giurisdizione o della competenza, perché il giudice funzionalmente competente per questo tipo di controversie è il giudice di pace. Rispetto al processo civile, però, qualche modifica c'è rispetto al processo civile. Qualche variazione sul tema. Ora passo invece ad una metafora di tipo musicale. Esiste perché un po' siamo sempre al cospetto, e non lo dobbiamo dimenticare, di un processo amministrativo adeguato alla categoria del processo civile. E allora, rispetto al processo civile,
restano salve l'inversione dell'onere della prova discendente dalla qualificazione dell'opponente o ricorrente, che dir si voglia, come convenuto in senso sostanziale, e dell'opposto o resistente come attore in senso sostanziale. Tant'è vero che, per esempio, c'è una vastissima, consolidata e incontraddetta giurisprudenza, a parere della quale la contumacia della parte resistente nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa da illecito stradale, ma in generale nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, implica in un certo senso quasi automaticamente il riconoscimento della fondatezza delle argomentazioni dell'opposizione, perché questa inversione dell'onere probatorio deriva dal principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Un atto amministrativo, quando è compiuto, si presume legittimo fino a quando non venga impugnato. È chiaro che se poi l'opponente, e quindi il soggetto cui è destinato, va a contestarlo nelle forme di legge, quella presunzione cade, l'onere probatorio non viene assolto stante la contumacia di parte attrice in senso sostanziale, quindi dell'amministrazione, e allora si determina la vittoria dell'opponente, l'accoglimento dell'opposizione. E su questo, ripeto, c'è una giurisprudenza assolutamente incontraddetta. E poi, rispetto al processo civile, resta salvo il termine di costituzione dell'attore in senso sostanziale, quindi dell'amministrazione, che non è dilatato sino alla data dell'udienza di prima comparizione, ma fermo ai 10 giorni precedenti. Benché questo non ci prenda, non ci colga di sorpresa, nella misura in cui, evidentemente, ad esempio nel giudizio di lavoro, siamo già abituati a dover ossequiare il termine di costituzione ai 10 giorni precedenti la data dell'udienza di prima comparizione, o in quel caso dell'udienza di discussione, che dir si voglia. E ancora, sotto il profilo definitorio, il giudizio introdotto può essere qualificato come un procedimento di tipo impugnatorio, tendente specificamente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione. Aggiungo, evidentemente si tratta di un giudizio demolitorio, evidentemente si tratta di un giudizio che deve tendere all'annullamento parziale o totale della sanzione impugnata. E ovviamente il giudice deve tener conto di tutte le caratteristiche dell'opposizione per poter addivenire ad una pronuncia di tipo definitorio e soprattutto di tipo demolitorio. E ripeto, questa demolizione può assumere tanto il segno di un annullamento totale quanto la direzione di un annullamento parziale. E qui che cosa si mostra in tutta evidenza? Si mostra in tutta evidenza il potere di questo giudice civile, che è del tutto equiparabile alle potestà del giudice amministrativo, che mette materialmente le mani all'interno della sfera provvedimentale della pubblica amministrazione, e la manipola, la incide, la dispone, cosa che normalmente scusate, giudice civile non sarebbe assolutamente consentito. Il giudice civile al massimo potrebbe disapplicare un atto amministrativo che è in contrasto con la legge. Tutti ricorderete certamente la questione dell'allegato E della legge 2248 del 1865. La proposizione del ricorso giurisdizionale oppositivo alla sanzione amministrativa portata
dal verbale di contestazione di illecito stradale, non è soggetta, siamo già nel disposto dell'articolo 204 bis del codice della strada, in particolare comma primo, alla condizione del previo esperimento del ricorso prefettizio. Anzi, è alternativa adesso. Io non devo prima presentare il ricorso prefettizio, attendere l'esito del ricorso prefettizio stesso e poi andare dal giudice di pace. Semmai vado dal giudice di pace quando ho ottenuto l'esito del ricorso prefettizio, se devo impugnare l'ordinanza di ingiunzione di segno negativo, ma lì applico un'altra norma, l'articolo 205 del codice della strada. Se io devo ex novo, se io devo ab origine impugnare un verbale di contestazione di illecito stradale, scelgo se adire il prefetto o adire il giudice ordinario. Tanto è vero che se io dovessi adire contemporaneamente le due autorità, qui stiamo oggi parlando di contenzioso giurisdizionale, quindi concentriamoci su quello che farebbe il giudice, beh, il giudice dichiarerebbe il ricorso inammissibile, anzi addirittura probabilmente irricevibile, che è una sanzione processuale più incisiva ancora dell'inammissibilità. Produce lo stesso effetto perché preclude al giudice di valutare l'opposizione nel merito, però magari potrebbe altresì e vie più giustificare una condanna alle spese molto più gravosa rispetto a quella invece piuttosto derivante dalla mera inammissibilità. E infatti guardate che cosa ci dice il Tribunale di Milano con sentenza del 4 novembre 2020. Il pagamento della sanzione comminata dalla legge da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della, aggiungo io, corrispondente violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento da parte dello stesso della propria responsabilità, nonché conseguentemente nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativo-giurisdizionale. Ecco, partiamo da quest'ultimo aspetto. Se io decido di pagare, se io decido di corrispondere allo Stato o alla pubblica amministrazione, anche non statale, che mi ha comminato una sanzione per effetto di una presunta violazione di norma del codice della strada, l'importo punitivo, l'importo sanzionatorio, non posso più adire il prefetto o il giudice, perché quel comportamento ha determinato acquiescenza formale e sostanziale rispetto alla pretesa e quindi non mi consente più di poter esercitare il mio diritto. Ma non perché, e questo è un passaggio importante, io non abbia questo diritto. Ce l'ho, anzi ce l'avevo nel prediligere la condotta di pagamento della sanzione, l'ho consumato e quindi l'ho perso, l'ho utilizzato, l'ho sfruttato, però l'ho perso. E così come mi ricollego al discorso che stavo facendo prima, adire contemporaneamente prefetto e giudice di pace implica un cattivo esercizio del diritto alla tutela. E quindi, analogamente, in quel caso i due ricorsi non potranno essere esaminati perché io con quel tipo di condotta ho usato malamente, ma comunque disponendone, il mio diritto all'esercizio della difesa, che è un diritto che discende, lo voglio ricordare ancora una volta, per un concetto ovvio, scontato, dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione e, perché no, anche dell'articolo 41 della Carta di Nizza, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In realtà, per capire
come dobbiamo gestire l'opposizione giurisdizionale, ci dobbiamo spostare su un'altra fonte di produzione normativa, il cosiddetto decreto Tagliaviti. Lo stesso articolo 204 bis, comma primo del codice della strada, rinviarvi. Ed infatti, in esso è dato leggere che l'opposizione è regolata dall'articolo 7, appunto, del decreto Tagliaviti, che è il decreto legislativo 150 del 2011. Ed è proprio all'interno, vedete, del decreto Tagliaviti che viene esplicitato il concetto che prima io ponevo in essere, cioè il ricorso giurisdizionale inammissibile. Io addirittura mi riferivo all'irricevibilità, che è in realtà una species del genus dell'inammissibilità, se sia stato previamente presentato ricorso prefettizio. In particolare, questa è una categorizzazione che fa il disposto del comma terzo dell'articolo 7 del decreto legislativo 150 del 2011. E intanto siamo arrivati al giro di boa, perché sono le 18:30. Chiamo in causa la mia amica Greta per sapere se ci sono delle domande di medio termine. Siccome siamo in un contesto inglese, facciamo riferimento alle midterm questions, no? Vediamo se ci sono delle domande da giro di boa, se no proseguiamo. Greta. Mario, allora, ci sono arrivate delle domande, Bene. quindi te le farai subito così poi ti lascio continuare il Molto discorso. bene, grazie. Ci scrivono, quindi iuris, se nell'ordinanza ingiunzione è indicato il GDP non competente per territorio, io ho depositato il ricorso presso il GDP competente, ma l'ho eccepito come eccezione preliminare. L'ordinanza è annullabile o sanato il vizio? Allora, in realtà nella individuazione del giudice competente la sanatoria del vizio c'è stata, perché il collega o la collega che ha peraltro correttamente operato, io avrei operato così, e quando mi sono trovato al cospetto di ordinanze di tale guisa, ho operato esattamente come il collega o la collega interpellante, ben essendo consapevole della sanatoria del vizio, ma d'altronde essendo anche cosciente del fatto che in realtà, come declinato dalla giurisprudenza in modo pressoché granitico, una situazione del genere, più che configurare un vizio, integra in realtà una irregolarità che ha delle ricadute interessanti sul piano difensivo, nel senso che la giurisprudenza sul punto dice, laddove non è indicato correttamente il giudice che ha la competenza territoriale per delibare questa, diciamo, questo provvedimento, questa contestazione, il soggetto opponente è automaticamente rimettibile in termini ogni volta e qualunque sia la data di presentazione, ogni volta che avvenga la presentazione, qualunque sia la data di presentazione del ricorso. Quindi si declina questa irregolarità nel senso di offrire all'opponente la possibilità, lo dico in maniera atecnica, di impugnare sine tempore, sine die. Non è quindi un vero e proprio vizio, chiaramente quindi il collega o la collega ha sanato, diciamo, più che questo vizio, questa irregolarità. Se però, aggiungo e faccio una chiosa, l'impugnativa dovesse essere avvenuta anche oltre i termini di legge, il collega o la collega può stare tranquillo. Tranquilla, perché comunque proprio la ricaduta operativa di questa irregolarità consiste nella automatica rimessione in termini dell'opponente. Grazie. Poi la collega ci scrive sempre, non so se si riferisca alla domanda che ti ho appena fatto, Mario. Ci scrive: il termine 10 giorni sembra ordinatorio in quanto la parte resistente può costituirsi in giudizio.
È Allora. sufficiente una comparsa scritta senza presenziare udienza? Se prefettura non si costituisse in alcun modo, ha spiegato, mi conferma che vi è annullamento ordinanza, può indicare qualche sentenza? Allora, sicuramente se la prefettura non si costituisce, parliamo in buona sostanza della prefettura come ente di raccordo, ecco, dello Stato, tendenzialmente la giurisprudenza è attestata nel ritenere accolto, nel ritenere implicitamente, ecco, accolto il gravame dell'opponente. Per la verità non ci sono delle sezioni unite, non c'è una pronuncia a sezioni unite al riguardo, però c'è una giurisprudenza molto vasta, c'è una giurisprudenza sicuramente molto anche maggioritaria, che sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio dà all'opponente, come dire, tra virgolette, conquista della controversia, offre all'opponente la conquista della controversia, la vittoria della controversia, proprio perché a fronte delle contestazioni, a fronte di quelle che sono le ragioni di doglianza, non c'è stato prendere posizione, non c'è stato un voler assolvere all'onere probatorio. Ci sono sicuramente delle sanzioni al riguardo, quindi ci sono delle sentenze, ecco, al riguardo di questa conclusione, però certamente non c'è una sentenza a sezioni unite, ecco, non c'è quindi una sorta di fonte del diritto. Io posso citare, siccome la collega ne chiedeva menzione, la sentenza 5095 del 1999, sezione quinta, della Corte di Cassazione, che è stata un po', l'apripista, insomma, di questo orientamento prefettizio, di questo orientamento giurisdizionale. Ci sono sicuramente anche delle sentenze di merito. Ricordo la sentenza del giudice di pace di Milano numero 5874 del 2018, quindi così estemporaneamente posso dare qualche estremo, ma certamente ancora non c'è una sentenza a sezioni unite, perché minoritariamente anche a me di persona è capitato di incontrare qualche giudice che non ha ritenuto di offrire il fianco, prestare il fianco a questa interpretazione, che a me sembra francamente la più corretta, perché se c'è sottrazione all'onere della prova è chiaro che poi è l'altra parte a dover, come dire, vincere. Poi l'altra questione affrontata dalla collega è interessante. Sì, il termine certamente è ordinatorio. I 10 giorni sono ordinatori, nel senso che ci si può costituire anche il giorno dell'udienza. È chiaro che poi in quell'ipotesi quasi sicuramente il giudice rinvierà perché non avrà avuto il tempo di studiare gli atti. Però se questo succede, per esempio, noi potremmo declinare la questione a nostro favore sotto il profilo della richiesta di condanna alle spese. Tu, prefettura, ti sei costituita certamente oltre il termine perentorio, hai causato il rinvio dell'udienza, hai causato un maggiore dispendio di tempo e allora questo, in caso di vittoria finale, deve essere tenuto in debita considerazione ai fini della liquidazione delle spese processuali. Faccio un'ulteriore chiosa perché la interessante domanda della collega si presta anche a questa chiosa. Diverso è presentare i documenti dal costituirsi in giudizio, nel senso che la parte opposta potrebbe semplicemente presentare i documenti senza alcuna memoria di costituzione, rimanendo contumace, e
non costituirsi per la Costituzione, ma la collega stessa, giustamente mi sembra di ricordare che menzionasse questa circostanza nel passaggio della domanda, è necessaria la memoria o comparsa di Costituzione che dir si voglia, insomma. Poi queste sono indicazioni utili anche per noi, perché è chiaro che noi non abbiamo come avvocati del Libero Foro la possibilità di difendere le amministrazioni dello Stato. Però spesso noi veniamo chiamati anche a difendere i comuni, le province che hanno organi di polizia stradale, i comuni sicuramente, poi in alcune province e in alcune città metropolitane c'è anche il corpo di polizia provinciale, polizia metropolitana, che ha funzioni di polizia stradale. Alcune regioni hanno i propri organi di polizia locale, pensiamo ad esempio alla regione Sardegna che ha il corpo forestale di vigilanza ambientale regionale. Quindi quando poi siamo chiamati a difendere noi, da avvocati del Libero Foro, le amministrazioni non statali, tutte queste, diciamo, incombenze, tutti questi accorgimenti dobbiamo noi stessi osservarli. Quindi è utile parlarne e ringrazio la collega per queste interessanti domande. Grazie Mario. La collega poi ci chiede un'ultima precisazione. Reputa conveniente allegare il rapporto autorità al ricorso? Perché vi è un'ultima sentenza GDP che conferma il fatto che è annullabile l'ordinanza senza prove. Beh, sì, diciamo che poi la convenienza va vista caso per caso. Ecco, io non faccio mai una strategia, non rendo mai una teoria della strategia, perché dipende chiaramente dal tipo di illecito. Se l'illecito è, come dire, notoriamente per evidenze fattuali comunque attribuibili alla responsabilità del soggetto opponente, è chiaro che io mi asterrei dal depositare se lo avessi il rapporto dell'autorità. Farei un ragionamento del tipo che se la sbrighino loro, insomma, che la gatta da pelare come dire, sbrighino loro, pelino loro, insomma. Poi, a che cosa mi riferisco? Per esempio, se c'è una macchina completamente distrutta, con assenza di tracce di frenata sull'asfalto, tempo splendido, quindi condizioni meteo assolutamente ottime e fondo stradale non bagnato, è chiaro che lì mi si può contestare la velocità non commisurata alle condizioni della strada, e allora, pur avendo il rapporto dell'autorità, è naturale che mi asterrei dal produrlo. Vediamo che fa controparte e poi decido, anche perché rispetto all'istruzione probatoria posso sempre servirmi dell'articolo 320 del codice di procedura civile e quindi eventualmente integrare poi il materiale istruttorio. Diversamente, se invece è del tutto neutra la ricostruzione della responsabilità, perché non produrre il rapporto dell'autorità se ne sono in possesso, naturalmente, perché questo è il passaggio fondamentale. Quindi sulla convenienza, e ringrazio la collega per la domanda, io mi regolerei caso per caso, diciamo, con questo indice preventivo di prudenza, diciamo con questo criterio, con questo grimaldello introduttivo di prudenza. Poi costruirei la strategia caso per caso. Grazie Mario. C'è un'ultimissima domanda, poi ti lascio continuare. Vai, vai. Il periodo di sospensione a seguito di provvedimento di revisione del titolo di guida è computabile rispetto a quello sanzionatorio inflitto dal giudice penale in sentenza? Poi precisa, si tratta di provvedimento prefettizio, non di sospensione, ma di revisione, non contestuale sospensione sino all'esito positivo della visita medica. Allora, grazie per questa domanda. Io ritengo di no. Io ritengo di no perché questo non è un provvedimento che deriva direttamente dalla legge. Questo è un provvedimento che viene disposto dal prefetto e soggiace a una condizione. Quindi,
anche una sorta di variabilità interna, no? Nel senso che fin quando il soggetto attintone non si reca alla visita di controllo, alla visita medica di controllo, il provvedimento dura e poi quando otterrà l'esito auspicabilmente positivo, il provvedimento verrà revocato. Quindi no, direi che il conteggio di questo periodo è indipendente rispetto ad altri range temporali. Grazie. Non ci sono altre domande al momento, quindi ti lascio continuare e poi ci sentiamo più tardi per le domande. Grazie. Poi naturalmente io faccio una precisazione, è scontata, ma mi fa piacere, insomma, i colleghi che volessero ulteriormente chiedere dei chiarimenti anche rispetto a queste risposte, magari maggiormente contestualizzando, insomma, la questione, possono farlo. Io sono piacevolmente a disposizione. Andiamo ancora a vedere come si svolge la fase introduttiva. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente, quindi non è richiesta l'assistenza tecnica di un avvocato, articolo 7, comma 8 del decreto legislativo 150 del 2011, l'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Io consiglio sempre di verificare i poteri dei delegati. Perché? Perché ci sono varie sentenze, soprattutto di merito, che dicono che la presenza di una delega innominata, di una delega priva di riferimenti al caso concreto, di una delega incompleta, non legittimi il funzionario a stare in giudizio per l'amministrazione resistente. E questo è il caso della carenza di ius postulandi del funzionario stesso. E va eccepita perché ovviamente se il funzionario è carente di ius postulandi, l'immediata conseguenza è la declaratoria di contumacia, con tutto ciò che naturalmente ne deriva rispetto poi all'esito della controversia. È un po' bisogna fare i cattivi, del resto è il nostro lavoro ed è la prima cosa che va verificata nel momento in cui, a mio modo di vedere, l'amministrazione si costituisca. Vediamo la legittimazione attiva e passiva, perché anche questi sono aspetti importanti. Intanto è titolare di legittimazione attiva ogni soggetto obbligato al pagamento della sanzione amministrativa che si oppone. Questo diventa particolarmente rilevante quando, ad esempio, su una stessa situazione giuridica insistano più titolari. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco, per esempio, al caso del noleggio a lungo termine, dove il conduttore, dove colui il quale risulta appunto intestatario del noleggio, ha una legittimazione attiva pari a quella del proprietario. E quindi tanto il proprietario quanto il conduttore, in senso locatizio naturalmente, del noleggio a lungo termine, potrebbe avere legittimazione all'impugnativa, perché tanto il conduttore quanto il proprietario avrebbero dal punto di vista sostanziale legittimazione al pagamento della sanzione amministrativa opposta. Quindi sicuramente direi che quando su una situazione si addensano più diritti sostanziali, quei diritti sostanziali poi si riverberano sulla legittimazione, meglio ancora sulla sussistenza della legittimazione attiva. Ed è titolare di legittimazione passiva la pubblica amministrazione cui appartenga l'ente o l'organo che abbia spiccato l'opponenda sanzione amministrativa. L'articolo 7,5 del decreto legislativo 150 del 2011 va anche a chiarire una questione che avevamo dibattuto grazie all'interessante domanda di una collega nel corso della precedente sessione, perché la collega chiedeva: ma poi a chi spetta in realtà
anticipando i contenuti di questa seconda sessione, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione al Ministero dell'Interno, al prefetto. E io dicevo, una questione comunque per fortuna superata, perché il prefetto ha la rappresentanza di tutte le forze della polizia stradale, di tutte le forze di tutti gli organi di polizia stradale. E quindi va benissimo anche l'individuazione del prefetto. Poi l'articolo 7,5 è molto chiaro nel dire: la legittimazione passiva spetta al prefetto quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle Ferrovie e Tramvie in concessione e dell'ANAS. Spetta poi alle regioni, alle province e ai comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari ufficiali e agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Non è però sbagliato, anche in presenza di questa norma, che si costituisca per il Ministero dell'Interno l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, perché se poi andiamo a vedere gli articoli 10 e seguenti del codice della strada, c'è una competenza comunque accentrata da parte del Dicastero dell'Interno. Quindi diciamo che vi è una legittimazione alla Costituzione ambivalente, ci sono delle norme che operano in maniera concorrente. Competenza territoriale, non a caso la nominavamo e appunto ne parliamo adesso, sempre con riferimento al fatidico decreto Tagliariti, il decreto legislativo 150 del 2011, l'articolo 7,2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui sia stata commessa la violazione. Questa è una norma che potrebbe apparire come scontata, ma è una norma di estrema importanza. Perché? Perché potrebbero capitare casi, e ovviamente di questi casi la norma nella sua chiarezza fa giustizia assolutamente sommaria, in cui il luogo della commessa violazione è diverso dal luogo della verbalizzazione. Questo capita, per esempio, quando diciamo, l'infrazione, la violazione non viene immediatamente contestata, e lì però sul piano sostanziale, dico, badiamo a verificare che i motivi della mancata contestazione immediata sussistano, perché altrimenti questo integra un ulteriore vizio. Quando, per esempio, nel caso di consorzi di comuni, nel caso di unioni di polizie locali, la sede del comando si trovi in uno dei comuni dell'Unione e invece il luogo sia ubicato nel territorio di un altro, sempre degli stessi comuni che compongono l'Unione. Oppure quando, ad esempio, la contestazione venga fatta dalla polizia stradale nel luogo del distaccamento da cui dipende la pattuglia operante, e invece l'illecito sia stato rilevato altrove. Ecco, al di là di queste distonie che potrebbero capitare, il giudice di pace competente è quello del luogo della commessa violazione, quasi volendo mutuare una terminologia propria del diritto processuale penale, il forum commissi delitti. Ovviamente non parliamo di un delitto, ci mancherebbe altro, lo dicevo giusto per assonanza, in luogo della commessa violazione. È una competenza territoriale inderogabile, che quindi può essere rilevata anche in via ufficiosa, non oltre l'udienza di prima comparizione delle parti, quindi ai sensi del disposto dell'articolo 38 del codice di procedura civile. Questa preclusione, questo sbarramento è importante perché se passa la prima udienza, se passa l'udienza appunto di prima comparizione delle parti e nessuno dovesse rilevare questa incompetenza ove esistente, la competenza rimane radicata presso il giudice che è stato adito.
Corte Costituzionale, quindi nuovo assaggio nella giurisprudenza, addirittura della Consulta, ordinanza 93 del 22 aprile del 2016. È legittima la previsione normativa che fissa la competenza territoriale in senso inderogabile del giudice dell'opposizione a sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada nel luogo di accertata commissione della violazione amministrativa a cui è seguita l'inflizione della relativa sanzione a carico del trasgressore. Perché interviene la Corte Costituzionale? Perché intorno agli anni 2012, 2013, 2014, queste sono delle circostanze che ricordo bene, c'era qualche collega che in maniera anche scaltra pretendeva di applicare per l'individuazione della competenza territoriale il foro della dedotta obbligazione, della possibile esecuzione della dedotta obbligazione, l'articolo 20 del codice di procedura civile, con chiaramente scudo della teoria della prevenzione. Io adisco il giudice, quindi io scelgo quale giudice adire. Molti colleghi cosa facevano per tenere le opposizioni radicate nei giudici di pace dei propri territori? Dicevano, sostenevano che siccome dalla violazione scaturisse una sanzione pecuniaria, quella sanzione pecuniaria potesse essere pagata anche attraverso versamento postale da un ufficio postale del luogo di residenza del trasgressore, e allora ex articolo 20 del codice di procedura civile potevano tenere la competenza ferma presso il giudice di pace di prossimità. Questo soprattutto quando bisognava difendere magari dei clienti che avevano buscato delle multe in territori lontani rispetto a quelli di residenza e si rivolgevano agli avvocati dei propri luoghi di residenza. Interpretazione certamente scaltra, se ci penso ancora sorrido perché era un'interpretazione provocatoria, ma rispetto alla quale poi molti giudici di pace avevano prestato il fianco. È poi intervenuta la Corte Costituzionale, con il clima, il contesto in cui matura questa ordinanza della Corte Costituzionale, appunto quello che vi ho appena descritto. E andiamo poi a vedere la fase introduttiva vera e propria, la fase con cui inizia il contenzioso giurisdizionale. Questa fase ci porterà alla conclusione del webinar odierno, ma ci avvierà anche, ci aprirà anche la strada al webinar successivo, a quello che concluderà questo bel trittico. E allora il ricorso è proposto a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale, articolo 7,3 del decreto legislativo 150 del 2011. È altresì inammissibile se sia stato previamente presentato ricorso prefettizio, e quindi naturalmente c'è questa questione della non, tra virgolette, possibilità, lo dicevamo prima, di presentare il ricorso prefettizio, diciamo, con il ricorso giurisdizionale unitamente al ricorso giurisdizionale. È ancora saggio di giurisprudenza. La proposizione di ricorso giurisdizionale oppositivo a sanzione amministrativa portata da verbale di contestazione di illecito stradale è soggetta a termini decadenziali assoluti. Quindi attenzione, perché c'è la decadenza laddove ovviamente non si dovessero rispettare queste, diciamo, non dovessero essere rispettati i termini previsti. Però nulla questio rispetto alla rimessione in termini, per ragioni che non dipendono dalla volontà dell'opponente. Quindi se c'è una ragione oggettiva per cui può essere domandata la rimessione in termini, il beneficio della rimessione in termini è assolutamente a disposizione delle parti.
Il termine decadenziale, quindi ancora si parla di questa natura, afferma poi la prima sezione della Suprema Regolatrice Civile in data 15 luglio 2004 con sentenza 13.127, è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali. Quindi dal 1 al 31 di agosto non si computa la decorrenza di questo termine. Vi faccio anche vedere, questa è una proposta, il contenuto essenziale del ricorso a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'autorità giudiziaria dita, la sommaria descrizione dei fatti relativi al provvedimento portante la sanzione opponente con menzione del medesimo e copia allegata, la descrizione dei motivi di illegittimità del provvedimento appena descritto, la richiesta di annullamento del provvedimento appena descritto, la sottoscrizione del ricorrente o se nominato del difensore, del procuratore e se nominato il mandato alla lite rilasciato appunto al procuratore, al difensore. Elemento facoltativo è l'indicazione del domicilio nel territorio del comune dove ha sede l'autorità giudiziaria dita, in mancanza della quale il ricorrente si considera ope legis domiciliato in cancelleria ai fini delle comunicazioni e notificazioni. Però anche questo è un problema pressoché inesistente, pressoché superato, perché oggi con il domicilio digitale, quindi con l'indicazione della PEC, con l'indicazione anche del fax, le comunicazioni e le notificazioni avvengono comunque in questa modalità. Il ricorso tardivo è inammissibile perché appunto è regolato da termini decadenziali. L'inammissibilità è dichiarata dall'autorità giudiziaria dita con ordinanza motivata, ricorribile per Cassazione, pronunciabile fuori udienza, anche senza instaurazione del contraddittorio tra le parti, e ciò perché l'attività preordinata si svolge a seguito di valutazione certamente discrezionale, ma implica comunque una mera verifica, non c'è una analisi delle posizioni in gioco, delle posizioni in ballo. Una volta che sia stato depositato il ricorso, comma ottavo dell'articolo 7 del decreto legislativo 150 del 2011, la cancelleria dell'autorità giudiziaria è tenuta a notificarne copia alla pubblica amministrazione resistente unitamente al decreto di fissazione udienza del magistrato designato. Ed è con tale decreto che il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria 10 giorni prima dell'udienza fissata, però abbiamo già detto un termine ordinatorio, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Ribadisco, questo mero deposito documentale non corrisponde alla Costituzione vera e propria. E infatti, indipendentemente dalla Costituzione, la parte resistente è tenuta a depositare i documenti relativi alla sanzione opposta almeno 10 giorni precedenti la data dell'udienza di prima comparizione, fino a cui è comunque possibile la Costituzione medesima. E ripetiamo ancora una volta, ben può quindi parte resistente depositare i documenti, ma non costituirsi nel giudizio. Io ho terminato, spero di non aver sforato, anzi no, visto che sono 2 minuti fuori, ma insomma mi perdonerete questo lieve sforamento che però è stato funzionale ad analizzare tutti i contenuti che avevo preparato. Però resto con piacere con voi se me ne date il piacere e l'opportunità, perché se ci sono delle altre domande io sono qui. Greta, ti Sì. passo Eccoci. la palla, ti lancio la palla. Allora, ci chiedono, se si tratta, di violazione ed infrazione accertata dai carabinieri con contravvenzione elevata dagli stessi, a chi aspetta la legittimazione passiva? Sempre al prefetto o al Ministero della Difesa tramite l'Avvocatura dello Stato? Allora, anche qui norma ambivalente, perché se andiamo a prendere gli articoli 10 e seguenti del codice della strada, vediamo che in effetti,
la competenza qui addirittura sarebbe triplice, perché i carabinieri funzionalmente dipendono dal Ministero della Difesa, come organi di polizia stradale sono soggetti al coordinamento del Ministero dell'Interno, ma poi se andiamo a vedere l'articolo 7 del decreto legislativo 150 del 2011 sono comunque operatori dello Stato, per cui va benissimo individuare la competenza tanto nel Ministero dell'Interno o della Difesa, con rappresentanza ope legis dell'avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, quanto quella del prefetto. È chiaro che poi le cancellerie tendenzialmente applicano l'articolo 7 del decreto legislativo 150 del 2011 e quindi individuano il prefetto. Spesso anche con un intervento correttivo, indipendentemente da quello che noi andiamo a scrivere. L'importante è verificare poi che questo intervento correttivo sia comunque conforme alla legge. E nel caso proposto, appunto, la competenza è concorrente, prefetto e i due ministeri con l'avvocatura distrettuale dello Stato. Grazie. Poi, nell'ipotesi in cui la sanzione amministrativa venga pagata da uno degli obbligati in solido, senza che tale pagamento sia comunicato all'altro obbligato in solido, in ipotesi che quest'ultimo impugnasse tempestivamente il verbale, tale impugnazione sarebbe sempre dichiarata inammissibile stante l'avvenuto pagamento della sanzione ad opera dell'altro obbligato in solido, oppure può essere dichiarata procedibile in ipotesi che l'opponente non pagante dimostri un proprio interesse autonomo all'impugnazione? Assolutamente sì, e questo a me è capitato anche da difensore di persone, magari anche di colleghi o di altri professionisti che avessero la vettura in regime di noleggio a lungo termine. Capitato perché? Perché tendenzialmente che cosa accade? Il proprietario della vettura che non ha un interesse a tutelare una posizione soggettiva, perché un'impresa, una società, è assolutamente incline al pagamento, mentre invece il soggetto che è alla guida, che è una persona fisica, ha l'interesse opposto, un po' perché la sanzione potrebbe incidere sul monte punti della patente di guida, un po' perché poi chiaramente la sanzione verrebbe caricata sul costo mensile del noleggio, sul canone mensile del noleggio. Quindi è chiaro che l'interesse è diverso. E allora, indipendentemente da quello che viene fatto dal proprietario, quindi l'altro soggetto legittimato sostanzialmente al pagamento e quindi processualmente all'opposizione, ciascuno dei legittimati, dei parimenti legittimati, dei colegittimati può impugnare, l'impugnativa sarà sicuramente procedibile. A maggior ragione mi piace la chiosa del collega, della collega, se poi, ma non è nemmeno necessario farlo, insomma, è ammirevole, una best practice, viene dimostrato questo interesse di carattere personale, questo interesse comunque ad ottenere la demolizione della sanzione. Quindi direi assolutamente sì per la procedibilità. Poi vado avanti con le domande. Opposizione avverso ordinanza ingiunzione prefettizia. Accoglimento dell'opposizione con annullamento dell'opposta ordinanza e condanna al pagamento delle spese a carico del comune di cui è dipendente l'organo accertatore e non convenuto in giudizio. È corretta la condanna alle spese del comune? Beh, diciamo che per rispondere a questa domanda faccio riferimento alle categorie generali del processo civile. Le spese seguono la soccombenza, questa è la regola ormai consacrata nel codice di procedura civile, quindi direi tendenzialmente sì.
Adesso con la riforma del 2009 è stata sovvertita la regola, o se vogliamo, la disciplina della compensazione. Perché? Perché mentre prima la compensazione non doveva essere analiticamente motivata, oggi invece il legislatore vuole che la compensazione venga adeguatamente analiticamente motivata. Poi è chiaro che si leggono tante pronunce dove ancora si utilizza la vecchia formula stereotipata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. No, nel sistema vigente, caro giudice, mi devi dire e mi devi spiegare perché ci sono, perché sussistono quei giusti motivi per compensare le spese di lite. Tant'è vero che, a contrario, una sentenza dove il capo relativo alle spese è declinato con questa vecchia e immotivata formula stereotipata di compensazione sarebbe in parte qua impugnabile. Quindi, tendenzialmente, direi è corretta, perché le spese seguono la soccombenza. Poi è chiaro che anche il singolo capo delle spese, il singolo capo della sentenza che pronuncia sulle spese, può essere oggetto di impugnativa DOC. Quindi, se la condanna si ritiene spropositata, se la condanna si ritiene magari contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, si potrà andare dal giudice di grado superiore. Questo caso al quale si faceva riferimento è il caso dell'opposizione ex articolo 205 del codice della strada, e si potrà chiedere che il giudice di grado superiore, pur mantenendo ferma la statuizione principale, declari la compensazione delle spese per dei giustificati motivi. Mi pare, Greta, si facesse riferimento alla mancata costituzione dell'organo di rappresentanza della parte resistente. Mi sembra che la situazione fosse questa, se non ho Sì, capito. dice accoglimento dell'opposizione con annullamento dell'opposta ordinanza e condanna al pagamento delle spese a carico del comune di cui è dipendente l'organo accertatore non convenuto in giudizio. Ecco, probabilmente si potrebbe sostenere davanti al giudice di grado superiore non proprio una completa compensazione delle spese, vedo un po' impervia questa strada, ma si potrebbe comunque sostenere la riduzione al minimo dei parametri previsti dai decreti ministeriali, della giustizia di riferimento. Perché è vero che le spese seguono la soccombenza, però è altrettanto vero che non c'è stata costituzione, quindi l'attività processuale è stata ridotta al minimo. Allora, magari sì, impugnare per chiedere una riduzione, questo lo dico a livello strategico, non a livello procedurale. Ovviamente, impugnare per chiedere un completo annullamento delle spese, una completa compensazione, la vedo impervia. Ecco, da amante del cibo, e si vede, non giocherei la cena di stasera. Il rischio sarebbe troppo alto, insomma, in questa seconda ipotesi. Poi, ci chiedono, mi conferma che nel caso di deposito dei documenti senza costituzione il GDP dovrebbe accogliere ricorso de plano essendoci contumacia di parte resistente? Tendenzialmente, giurisprudenza maggioritaria attestata su questa posizione, ahinoi, non c'è sezioni unite, quindi non posso dare questa risposta al 100%, la darei volentieri se ci fosse una pronuncia a sezioni unite. Però giurisprudenza tendenzialmente attestata su questa posizione, qualche pronuncia fuori dal coro rispetto a questo orientamento ancora c'è, però diciamo che al 97-98% delle ipotesi sì, mi sento di confermare questa tesi. Grazie. Poi, in caso di pagamento a seguito del preavviso lasciato sul parabrezza e successiva notifica del verbale,
È possibile proporre ricorso avverso il verbale per annullamento dello stesso ed estinzione della sanzione per avvenuto pagamento? Allora, in realtà no, perché comunque il pagamento, lo abbiamo visto, preclude l'esercizio del diritto di tutela, o meglio, consuma l'esercizio del diritto di tutela. C'era stato in effetti negli anni precedenti un, chiamiamolo movimento di pensiero, chiamiamolo una linea di pensiero, secondo cui il mero pagamento della sanzione in misura ridotta, perché quello che avviene quando si trova il foglietto sul vetro, fondamentalmente è quello, potesse comunque consentire l'opposizione proprio in ragione del fatto che non era stato effettuato l'integrale pagamento, ma solo quello in misura ridotta. E per un certo periodo di tempo qualche sentenza di merito ha sposato questa linea di pensiero, poi però tranciata di netto in Corte di Cassazione, laddove la stessa suprema regolatrice ha detto che non esiste differenza tra il pagamento in misura ridotta e il pagamento in misura piena quando poi arriva il verbale vero e proprio. Il pagamento è di per sé una condotta che consuma la possibilità di esercitare il diritto di tutela, tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale. Per esempio, da ultimo lo ha affermato anche il Tribunale di Milano in quella decisione del 4 novembre del 2020 che abbiamo menzionato proprio questo pomeriggio. Grazie Mario. C'è un'ultimissima domanda prima di concludere il webinar. Allora, in udienza dinanzi al giudice di pace avverso verbale di accertamento di infrazione al codice della strada, la prefettura si è costituita in udienza e prima che iniziasse l'udienza, il funzionario della prefettura è stato per circa 40 minuti parlando con il giudice di pace su tutte le cause a ruolo per quel giorno. E noi avvocati siamo rimasti esterrefatti. La prefettura quel giorno si è costituita in udienza. Il giudice non ci ha dato termine per l'esame della comparsa e ha trattenuto le cause in decisione senza opportunità ai ricorrenti di difendersi, ovvero di precisare i mezzi istruttori. Le domande sono state tutte rigettate. Ci sono motivi di appello, ovvero responsabilità del magistrato, e se sì, quale? Allora, parto dalla seconda domanda. Responsabilità del magistrato. Anche qui terreno impervio, nel senso che si dovrebbe dimostrare la colpa grave o il dolo del magistrato stesso, il che mi sembrerebbe notevolmente rischioso. Parlo muovendomi anche su un binario fortemente prudenziale, intanto perché si dovrebbero addurre al riguardo delle prove molto rigorose, e poi perché questo potrebbe anche un po' alterare quello che è il rapporto di buon vicinato tra avvocati e ufficio giudiziario. Quindi diciamo che la responsabilità da un lato la vedrei impervia e difficile da dimostrare, dall'altro la contesterei solo se fossi realmente certo di un suo sbocco, di un suo approdo, per evitare poi complicazioni nell'itinerario. Intanto, scusate, mi vedete fare questo movimento perché attacco il portatile alla corrente, non lo avevo fatto, non vorrei poi sparire in modo improvviso. Ecco fatto. Quindi vi dicevo, no, da questo punto di vista, ecco, anche per quelle che possono essere ricadute, accantonerei la responsabilità, fermo restante che se ci fosse naturalmente un elemento di dolo o colpa grave da dimostrare, beh, questo sarebbe ovviamente un pertugio da percorrere per poter addivenire a declaratoria di responsabilità. Questa responsabilità, però, poi d'altro canto, sul merito delle cause non avrebbe una ricaduta operativa. Piuttosto, ecco, io segnalerei al prefetto e al consiglio dell'ordine delle
dell'eventualità delle questioni del genere. Perché? Perché certamente siamo in un alveo di inopportunità. Mica l'ufficio del giudice di pace è la sala da tè della piazza comunale, oppure il soggiorno, il salotto privato dei cittadini. No, il giudice di pace è un edificio istituzionale, le cose che si devono dire si dicono in contraddittorio, in udienza. Questa mala condotta, questa mala gestio dovrebbe essere segnalata sia al presidente dell'ordine degli avvocati che al prefetto, e perché no, anche al presidente del tribunale come giudice coordinatore OGD dell'ufficio del giudice di pace. Passo poi all'aspetto spiccatamente processuale, e in particolare sull'aspetto spiccatamente processuale dico: sicuramente ha sbagliato il giudice. Perché? Perché con una costituzione che era stata fatta sia pure oltre il termine perentorio, scusate, ordinatorio, ma comunque a ridosso della discussione, per una ragione anche di esercizio del contraddittorio, di esplicazione del contraddittorio, quantomeno un termine a difesa si doveva dare. Non di meno, vi è più l'articolo 320 del codice di procedura civile, bisogna applicarlo. Quindi, se io chiedo un termine per articolare i mezzi istruttori, il giudice non può non ossequiare quella richiesta, a meno che in decisione non motivi in modo forte la ragione per cui mi è stato negato di articolare un mezzo istruttorio. Però vedo anche qui molto difficile per il giudice indovinare quali mezzi istruttori avrei voluto articolare, perché se il giudice non mi dice proprio, non mi dà proprio la facoltà di articolare i mezzi istruttori, come fa ad indovinare i mezzi che magari io potevo articolare? Quindi assolutamente sì, appello immediato, appello spietato per falsa applicazione e violazione dell'articolo 320 del codice di procedura civile. Mario, io penso di aver detto tutto, ci tengo solo a ricordare la prossima parte, l'ultima parte, la terza, che si terrà il 14 giugno, quindi ovviamente le iscrizioni sono già aperte, vi aspettiamo numerosi, come è stato in questi due webinar. E ringrazio ovviamente te per la tua disponibilità, per grazie essere te, stato con noi, e ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito e hanno partecipato al webinar di questa sera. Grazie di nuovo a tutti e vi auguro una buona serata. Buonasera, grazie. Ciao Greta, buonasera a tutti. Ciao Mario, grazie a te.